Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa puntata dell'Oletta 5 Channel, mondo convenienza e una gabbia. Cosa aveva fatto Lole? Ta-da! Ho fatto un'altra pazzia, raga, un'altra follia. Ho preso un altro coniglietto. È femminuccia, ha un mesetto così mi dicono. E vi presento Bianca, Bianchina Sciuto, Bianchina la coniglina. Figlia mia, è bloccata, gioia mia. Ancora un po' traumatizzata. Sto aspettando che Francesca riesca a Decathlon e corro via subito a casa. Ho preso un'altra gabbia, tutto il necessario. E da un po' di tempo che in realtà stavo pensando di prendere un'altra coniglietta, anche per provare la prova del secondo figlio e dell'amore per gestirlo da entrambi, e soprattutto per fargli compagnia ad Albertina, che molto spesso sono a casa via per lavoro e non ci sono. Speriamo bene, speriamo che campa con Albertina. Farò diversi video. Il primo è lo svezzamento nella gabbietta, quindi lei la lascerò chiusa nella gabbietta, nella stanza dove c'è Albertina, in modo tale che lei la può odorare, la può fare, la vede da lontano. Non so dove era messa lei, perché me l'hanno presa nel magazzino di là, e l'ho presa sempre alle porte di Catania dove ho preso Albertina. Avevo voglia di un altro cucciolo, sinceramente. Albertina ormai è cresciuta, è più calma, è più tranquilla, è più adulta. Lei proprio è cuccioletta. È piccola, ma che è molto tranquilla, tanto vedremo un pochettino come si comporterà. In questo momento è piccola piccola e immobile, guardate, è spaventatissima, poverina. Non vedo l'ora di portarmela a casa. Poi c'è freddissimo oggi. Oltretutto oggi è la San Marcellina, però siccome faceva cagare come nome, quindi per chiamarla Marcella, e l'ho chiamata Bianca, anche perché è tutta bianca con gli occhi azzurri ed è pure molto bella. Volevo prendermi un'altra razza sinceramente, però gli altri non è che mi ispiravano granché, poi erano tutti maschi, ma sono tutti maschi qui, quindi ho preso un'altra testa di leone. Gioia, è bloccata, bloccatissima. E niente, quindi dopo 3 anni eccomi qua con un altro coniglio. Comunque io avrò la casa invasa di animali, non me ne fotte niente. Mi sto rendendo conto che gli animali sono molto meglio delle persone. E per il mio secondo coniglio, in confidenza al primo, tipo quelli che hanno un cane prendono un altro cane. Non pensavo che io fossi una cosa del genere, e invece sì. Niente. Speriamo che riuscirò a gestire il tutto, però penso che di sì perché mi piacciono e io ho l'amore proprio per gli animali. Non mi pesa affatto. Cioè, è la mia seconda bambina. Cucciola. Lo sai, amore, che devo guidare, vero? Tra poco? Va bene, ragazzi. Ci vediamo col video poi casalingo fatto in casa. Un saluto da Bianca, dal culo di Bianca.